L'intelligenza artificiale è uno strumento molto potente per costruire algoritmi capaci di imparare fenomeni che non sono facilmente modellabili in modo esplicito. E lo fanno osservando grandi quantità di dati. In pratica, imparano facendo. Questi algoritmi sono molto frequenti nel settore della music information retrieval per annotare e arricchire con dei metadati opportuni i brani musicali che sono presenti nei grandi repository. Ancora più interessante l'utilizzo di questi algoritmi per la personalizzazione dello stream, già oggi questo succede in base ai gusti dell'ascoltatore. Nel futuro possiamo immaginare che questi meccanismi di personalizzazione dello stream audio evolvano e tengano conto anche dello stato d'animo, dell'ambiente in cui la persona si trova, della storia, del comportamento e così via. L'intelligenza artificiale poi sta entrando anche nel processo di produzione musicale. Abbiamo già algoritmi che aiutano a navigare in questi enormi database di suoni e timbri che altrimenti risulterebbero completamente inutili perché non sapremo come estrarre i suoni desiderati da queste. Poi ci sono dei meccanismi che consentono l'automatizzazione di alcuni aspetti del processo di produzione musicale in studio, per esempio i settaggi di studio, i filtraggi e così via, per ottenere un suono più piacevole e più di impatto sull'ascoltatore stesso. La musica può essere certamente aiutata da un AI, e in particolare per quanto riguarda il processo compositivo. È possibile fare in modo che delle tecniche di machine learning aiutino nella ricerca di sostituzioni armoniche, modulazioni, riff ritmici particolarmente interessanti, oppure possono assistere in quegli aspetti che sono un po' più tediosi della parte di orchestrazione o dell'arrangiamento musicale. Inoltre può aiutare il musicista a conoscersi meglio e quindi di conseguenza anche a conoscere meglio il pubblico a cui si rivolge, per esempio visualizzando le curve di evoluzione tensiva, la tensione, la complessità ritmica, armonica, tonale di quello che sta facendo dal punto di vista musicale, quindi gli consente anche di predire quello che sarà l'impatto emotivo sull'ascoltatore. Il ruolo del compositore quindi deve rimanere centrale, soprattutto se il compositore impara a controllare il flusso creativo e quindi fare un uso utile dell'intelligenza artificiale. Vi sono infine anche degli aspetti in cui il compositore non vuole entrare, per esempio quando immaginiamo di usare la musica per il controllo e il miglioramento dei disturbi dell'emotività. In quel caso possiamo immaginare un compositore virtuale che riceve segnali fisiologici dal paziente e genera musica che abbia lo scopo di portare il paziente a uno stato mentale, a uno stato emotivo controllato e desiderato. Non dimentichiamo infine l'aspetto relativo al training musicale. Chi ascolta con un po' di conoscenza ascolta meglio, e per fare questo c'è naturalmente la didattica musicale tradizionale, che può diventare più efficace se si utilizzano degli algoritmi basati su machine learning. C'è anche un aspetto forse più subliminale di learning, la parte in cui possiamo immaginare che gli ascoltatori imparino a conoscere meglio, a capire meglio la musica attraverso delle visualizzazioni che mettono in risalto degli aspetti che altrimenti, diciamo così, passerebbero sopra la testa dell'ascoltatore stesso. Per cui il futuro con l'intelligenza artificiale nel settore musicale, secondo me, è roseo, e dobbiamo semplicemente imparare non solo a conviverci, ma anche a diventare più forti grazie a questa.